pane al pane, vino al vino. Ma l'olio, un'idea di Davide Pelanda. Buongiorno a tutti e bentrovati al Salotto della Civetta. Oggi parliamo di un elemento importante nella nostra dieta. È presente ed alimenta tutti noi nel nostro quotidiano da ben più di 10.000 anni. È il pane. Un alimento universale la cui storia è incredibile. Dalla Mesopotamia alle tavole del mondo intero, il pane è stato il simbolo della cultura, della storia e della antropologia, della fame e della ricchezza, della guerra e della pace. Non solo questo alimento apparentemente semplice porta con sé una storia che si è fusa con quella delle civiltà, ma è anche stato un alimento di base e indispensabile per la sopravvivenza dei popoli. Le origini del pane sono state studiate da numerosi antropologi, archeologi e storici. In questi ultimi anni, il team di ricercatori dell'Università di Copenaghen, Londra e Cambridge ha lavorato sui reperti di epoca natufiana. Natufiana uguale in paleontologia, questa parola si riferisce al tardo mesolitico, tipico della regione palestinese, con massima concentrazione su Monte Carmelo e nella Giudea. E con la datazione più antica, circa 11.000 anni, a Gerico. È caratterizzato da una economia basata sulla coltura dei cereali, presenza di falcetti di selce, pestelli, mortai e sulla caccia, dalla costruzione di case raggruppate in villaggi, dall'uso di ocra e di corredi funebri nelle sepolture, ritrovati durante gli scavi a Shubayaqua, un sito archeologico nel nord-est della Giordania, scoperto negli anni 90. Gli scavi hanno riportato alla luce le tracce delle comunità di cultura natufiana che costruivano piccoli villaggi utilizzati come campi base dove gli abitanti tornavano periodicamente. I resti di un focolare forniscono le prime prove che si facesse il pane già 14.000 anni fa e 4 millenni prima dell'inizio dell'agricoltura. I risultati di questa ricerca universitaria, divulgati recentemente, ci dicono che almeno 24 tra i 642 frammenti di cibo ritrovati risalirebbero a delle briciole di pane. Il pane inventato dagli abitanti di Shubayaqua doveva essere piatto, un po' bruciacchiato, simile a una pita mediorientale primitiva e molto proteico. I nostri antenati non conoscevano ancora i principi della lievitazione, ma la loro ricetta non era affatto scontata. Veniamo poi a scoprire che le farine erano ricavate da cereali selvatici, antenati del frumento monococco domestico, dapprima orzo, miglio e segale, poi farro e frumento. Venivano spezzati, liberati dal guscio, tritati e setacciati. Questa farina veniva in seguito amalgamata all'acqua a formare un impasto da cuocere sulle braci o su pietre roventi. Possiamo dunque facilmente dedurre che il pane è frutto dell'ingegno umano che portò l'uomo a migliorare sempre di più il suo nuovo prodotto, portandolo verso l'evoluzione e la civilizzazione. Per qualcuno, dunque, fare il pane è diventata via via un'arte. Ce lo dice il poeta Archestrato di Gela, 4 secolo avanti Cristo, buon gustaio e cuoco, il quale nell'Edipateia racconta le gesta di un raffinato uomo siculo che ha girato il mondo antico e si diverte a scrivere le sue esperienze gastronomiche in una sorta di anticipazione del Galateo. I versi fanno notare come uno dei maggiori pregi e difficoltà nell'arte della panificazione era quello di creare un pane bianco, addirittura bianco come la neve. Gli allievi greci svilupparono la professione di panettiere, perfezionando le tecniche di impasto e cottura, utilizzando lieviti di vino per far alzare la pasta e aggiungendo spezie e aromi con notevoli creatività, tanto che arrivarono a produrre più di 70 tipi di pane diversi. Si citano per esempio il semidelit, pane nobile fatto con il fiore di farina di frumento, la bromite da bromos che significa avena, la mazda, una focaccia con farina di orzo acquistabile ancora oggi ad Atene. Intorno all'inizio del V secolo avanti Cristo inventarono il mulino a tramoggia o linte che alleggeriva il lavoro dei mugnai. Trasferendoci poi nell'antica Roma, dal primo secolo avanti Cristo, nelle case e sulle tavole durante i pasti il pane non mancava mai. Era un alimento così importante che era sempre servito anche nei popinae,
i ristoranti, in abbinamento a piatti caldi a base di legume, verdure, carne e pesce. Esistevano quindi un buon numero di pani, tutti diversi, per ogni tipo di companatico. Ma chi ha portato a Roma il segreto della panificazione? Sembrerebbe che siano stati i prigionieri elleni catturati in Macedonia. E via via che questo prodotto piaceva, la richiesta di grano era così alta che, quando mancava in Italia, lo si importava dall'Egitto e dal Nord Africa. Con i Romani sorsero le prime panetterie. Durante l'impero di Augusto ne erano presenti 329, tutte gestite dai Greci. Sotto Traiano compare la categoria dei mugnai e successivamente quella dei fornai panettieri, riuniti in corporazioni i cui diritti sono garantiti dall'imperatore. Sono nominati pistores, nome ripreso dai panettieri francesi, pestor, fino al IX secolo. Curioso anche l'origine della famosa frase panem et circensem. Essa è nata dal fatto che esisteva un tipo di pane chiamato gradilis, un tipo di pane che veniva distribuito al popolo durante i giochi negli anfiteatri, per onorare la demagogica promessa di distribuire il pane e divertimento al popolo. Sempre al tempo dell'impero romano venne fatto un editto che stabiliva che il pane di frumento fosse più sano e preferibile alla sorta di polenta, puls, e agli altri impasti di cereali in uso, e che era consentito acquistare frumento in pubblici granai ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Inoltre l'imperatore aveva l'obbligo di assicurarlo come alimento base a tutta la popolazione, il pane cioè come base del contratto sociale. Un saluto a tutti da Davide Pelanda, alla prossima puntata sul tema del pane. Pane al pane, vino al vino, ma l'olio un'idea di Davide Pelanda.